Sappiate che oggi non parleremo di fotovoltaico, questo è lo speciale 5.000 iscritti. Ciao a tutti e bentornati su andreavicinali.net. Oggi non parliamo di fotovoltaico, questo video è solo di ringraziamenti. Con questo video voglio ringraziare tutti voi che mi seguite, che siete iscritti al canale, perché un anno fa non superavamo i 1.000 iscritti alla community. Oggi siamo più di 5.000 e quindi vi voglio dire un enorme grazie di tutto cuore, perché è solo grazie al vostro interesse, ai vostri commenti, alle vostre iscrizioni, alle vostre domande e a tutta la considerazione e l'attenzione che date ai miei video che questo canale continua a vivere. È stata una scommessa, tanti mi hanno detto: ma smettila di perdere tempo con YouTube, pensa a fare progetti, a cercare clienti, eccetera. Però davvero tutto il tempo e tutto l'impegno che ho messo in questo canale, che continuo a mettere, sta dando frutti impensati. E quindi, visto che ci sono grandi novità all'orizzonte e che oggettivamente questo necessita di un aggiornamento, oggi voglio regalarvi questo video come ringraziamento e condividere con voi un po' più di me, portarvi dietro le quinte di quello che sarà la realizzazione del nuovo studio di registrazione. Quindi allarghiamo il campo, questo è lo spazio che ho ricavato per la registrazione e diventerà da così a così. Bene, al lavoro! Ecco, questo era il bellissimo muro che c'era dietro, con vari disagi e varie macchie. Questa è una macchia di pennarello che si è appoggiato lì, ha fatto una macchia nel muro. Mi hanno chiesto in tanti quando facevo le call, se ero in una baita, cos'era, se avevo lo sfondo automatico di Meet. Bene, da domani potrò dire: è tutto vero. Va bene, non ho un futuro come piegatore di teli fotografici. Sì, oggettivamente è un muro orrendo, però vedrete che verrà bene. Bene, fase 1 completata. Apriamo la finestra, così magari si asciuga prima. E domani si vernicia, oggi ormai è tardi. Andrea 101 Pallaceto. Qua ci sono le nuove attrezzature che ci saranno nell'angolo registrazione. Continuiamo.
fatica. Effettivamente è troppo bianco. Allora, siete pronti a vedere il risultato di tanta fatica? Eccoci qua, finalmente uno sfondo un po' più mio, un po' più personalizzato, un po' più vero. Mancano ancora dei piccoli dettagli, manca ancora un grosso dettaglio che vi racconterò non appena arriva, però a me il risultato piace. Fatemi sapere nei commenti se anche a voi piace questo cambio di look del mio sfondo e spero che vi sia piaciuto questo piccolo viaggio dietro le quinte e magari quando la libreria sarà un po' più piena vi farò fare un tour dei gadget e dei vari piccoli particolari che sto raccogliendo. Voglio chiudere questo video come l'ho iniziato, con un grande, enorme, gigantesco grazie a tutti voi che ormai siete 5200, a tutti quelli che sono stati i primi 100 iscritti e l'ultimo arrivato, il 5203. Senza il vostro sostegno questo canale probabilmente si sarebbe perso tra gli impegni, i progetti e tutte le altre cose. Sono contento di avervi portato in quest'anno un valore aggiunto, qualche chiarimento in più, qualche curiosità in più. E un grazie particolare va alla mia preziosissima stilista, designer, arredatrice e chi più ne ha più ne metta, la mia magnifica moglie Jessica, che avete visto tra l'altro anche nei video, che mi ha dato una mano a realizzare tutto questo. E senza il suo gusto nulla di questo avrebbe un senso probabilmente, e oltretutto mi sopporta tutte le volte che devo mettermi qua a registrare, quindi grazie amore mio, gli iscritti apprezzano. Bene, adesso non posso far altro che iniziare a registrare come se non ci fosse un domani e portarvi tanti nuovi video. Sto pensando a un format un po' diverso da alternare ai video più lunghi, dei video brevi in cui rispondiamo a tutte quelle piccole domande che magari non necessitano di una risposta da 7, 8, 10 minuti, ma che si possono estinguere in 2 minuti. Bene, fatemi sapere nei commenti se questo format, questa idea di format vi piace e anche quali sono le prime facce a cui vorreste risposta. Io intanto vi chiedo un like per questo video e di condividerlo con i vostri amici se vi è piaciuto. Se non siete ancora iscritti al canale, ricordatevi che lì c'è il tasto iscriviti con la campanella per restare aggiornati sull'uscita dei nuovi video. Ricordatevi che in descrizione c'è il modulo di contatto per i clienti, il modulo di contatto per gli installatori per iscriversi all'archivio installatori di qualità, il modulo per la preadesione al corso sull'iter semplificato e per le informazioni sul corso per l'iter ordinario. Se siete curiosi, in descrizione trovate anche i link alle nuove attrezzature che ho installato, la nuova fotocamera, la Sony ZV-1 che è quella che sta registrando in questo momento,
Il faretto nuovo che sono finalmente riuscito a togliere dal treppiedi e a installare a soffitto, l'altro faretto, insomma, se siete curiosi andate a leggere in descrizione, c'è l'elenco di tutte le mie attrezzature. E manca a farla apposta, vi voglio far vedere una cosa. Riconoscete il logo? Insomma, manco a farla apposta, è arrivato un nuovo inverter da provare e ve ne parlerò nei prossimi video. A questo punto vi ringrazio ancora per l'attenzione fino adesso, vi do appuntamento al prossimo video e un saluto da andreapiccinelli.net.